L'atmosfera che io ricordo la più entusiasmante era il sabato pomeriggio. Allora, mio papà dimenticava di essere un artigiano che doveva anche costruire le biciclette per la famiglia, cioè per vivere, per il pane quotidiano. Il sabato era dedicato ai corridori, gratis naturalmente, e li preparava le biciclette per la corsa del giorno dopo, li caricava i gonfleur, e il sabato pomeriggio a casa del mio cortile era un punto di incontro di tutti questi ragazzi. Io ero bambina, quindi figuriamoci, ero la mascotte, mi ricordo. Poi pian piano crescendo, è stato un periodo molto bello per me, l'infanzia. Beltramo è stato innanzitutto un ciclista praticante, è stato un ciclista praticante negli anni eroici del ciclismo e quindi ha assimilato bene quella che erano i bisogni e le esigenze del ciclista. Lui, al contrario di molti altri telaisti, si è creato subito un suo stile personalissimo, ha iniziato a saldare i suoi telai con una tecnica molto particolare che in piemontese viene detta saldatura a basin. È una saldobrasatura senza congiunzioni che utilizza solamente materiale d'apporto per unire i tubi. Tipiche di Beltramo erano la saldatura, che abbiamo visto, senza congiunzioni, e la testa della forcella fatta in questo modo, senza congiunzioni, praticamente una soluzione che è stata adottata di serie dagli anni 70 in poi, 60-70. Lino Beltramo è stato un grande innovatore, un grande artigiano torinese. Ha sfruttato molto quello che è stato la creatività del territorio, ha collaborato con molte aziende del torinese, gli attacchi manubrio erano dell'Ambrosio di Torino, ha usato moltissimo il cambio Vittoria dei fratelli Nieddu, i cerchi Busso, lui in officina ovviamente, come tutte le aziende, per campare produceva biciclette di ogni tipo, dalle biciclette da trasporto alle biciclette da viaggio, e molto probabilmente erano quelle che vendeva più di tutte, anche perché queste biciclette qua avevano un po' l'aura di essere una fuoriserie, erano biciclette fatte su misura per il corridore e quindi avevano un costo decisamente elevato rispetto allo standard che si potesse trovare magari nei negozi o da qualche altro artigiano. Questo è il quaderno degli appunti di mio papà, che teneva in officina, si vede anche dallo stato in cui si trova, e dove faceva gli schizzi con tutte le misure dei vari tipi di bicicletta. Guardi, questo è un telaio con tutti gli appunti, le annotazioni e così via, altri appunti, tutte le misure, e ovviamente era tenuto in officina e quindi è un po' indecente, ma significativo di tutti i dati occorrenti per fare le biciclette. Tutta la famiglia era coinvolta nella produzione aziendale. Avevano il figlio Giovanni, che collaborava con il padre in azienda, e soprattutto la moglie, Margherita, era addetta alla verniciatura dei telai e all'applicazione del decalco. Addirittura ci racconta la figlia che è stata lei a inventare il famoso azzurro Beltramo. Io sono nata in questa casa dove in cortile c'era la
papà aveva la sua officina, anzi vedevo qui una fotografia con tutto lo staff dei suoi operai e io bambina avrò avuto 10-12 anni allora in quella foto lì. E in quegli anni lì mi ricordo che c'era un'atmosfera diciamo di famiglia, ecco. Io avevo un fratello che correva in bicicletta e questi ragazzi per lui erano figli proprio. Persino dopo, quando è mancato mio papà, venivano ancora da noi, da mia mamma, perché erano affezionati proprio tanto. E mio papà era una persona molto umile, appassionato del suo lavoro e anche molto rispettoso e amante del prossimo, per cui trasmetteva questo senso di appartenenza al mondo, diciamo, e quindi si percepiva questo aspetto di umanità che aveva anche nel lavoro.